Prego, consigliere. Grazie. Ma anch'io sono un po' perplesso, ma in generale sono perplesso di fronte a come l'immigrazione viene trattata in questo paese, perché è da 20 anni che l'immigrazione è diventata un problema e siamo riusciti a farlo diventare un problema nonostante la quantità di immigrati nel nostro paese sia comunque molto inferiore rispetto a quella che c'è in tutti i paesi del centro-nord Europa. E se è stato così è proprio perché chi ha amministrato l'Italia non è mai stato in grado di gestire questo problema in maniera concreta e pratica, invece si è limitato a gestirlo a colpi di slogan, anzi a non gestirlo di fatto, a colpi di slogan e con visioni ideologiche contrapposte, per cui da una parte immigrati tutti buoni, frontiere aperte, venite pure tutti qui, e dall'altra frontiere chiuse sono tutti, cioè, un atteggiamento, non uso il termine razzista che ho usato con il consigliere Viale, ma comunque un atteggiamento perlomeno di totale chiusura a qualunque forma di immigrazione. Ed è chiaro che nessuno di questi due atteggiamenti può funzionare, per cui la società che noi abbiamo in mente è una normalissima società come c'è in tutto il resto del mondo civilizzato, multietnica per definizione, perché ormai viviamo comunque in un mondo globale in cui le persone si spostano, ma in cui tutti, che siano originari di lì, che siano immigrati, rispettano delle regole e chi non le rispetta viene punito regolarmente per le violazioni che compone, indipendentemente dal fatto che sia nato lì, che sia immigrato, naturalizzato, eccetera. E anche per quanto riguarda i flussi migratori, in tutti i paesi del mondo esiste una programmazione dei flussi migratori. Esistono dei visti, esistono degli strumenti che permettono a chi, alla collettività e al governo dello Stato, di decidere quante persone far entrare a seconda dei vari tipi, quindi di che cosa vengono a fare e quindi di quanti visti concedere ogni volta e quante persone accogliere, perché non si può pensare di accogliere un numero indistinto e indeterminato e infinito di persone, specialmente in un paese in forte crisi come il nostro. Allora è chiaro che se vogliamo regolare in qualche modo l'immigrazione ci saranno sempre delle persone che sono irregolarmente nel nostro paese, ci sarà sempre l'esigenza, per far rispettare le regole che ci siamo dati, di portarle via, di farle uscire dal nostro paese e evidentemente anche contro la loro volontà. Allora, il problema qui è capire quale può essere una soluzione pratica che permette di arrivare a questo obiettivo, però nel rispetto dei diritti di tutti, compreso i diritti delle persone che devono venire allontanate, che non perché devono venire allontanate possono essere trattate in maniera disumana o violando i loro diritti. Allora, se partiamo da questa considerazione iniziale, sulla considerazione che il CIE sia un'esperienza fallimentare e quindi si possa chiudere, si possa trovare qualcos'altro, io sono d'accordo. Nel senso che è evidente a tutti quelli che esaminino questo sistema che questo sistema non funziona, ma non solo per le motivazioni, o non tanto per le motivazioni che sono state dette dai colleghi che hanno presentato la mozione, cioè che pure esistono, il fatto che poi ci sia un trattamento disumano di persone che magari restano lì dei mesi senza aver commesso alcun reato, semplicemente in attesa di un'identificazione e un trasporto nel loro paese che dovrebbe avvenire in teoria in 2 giorni, ma anche perché il sistema comunque non funziona, perché è un sistema che non riesce ad espellere il 50% delle persone che vi sono messe dentro, comunque non sta raggiungendo lo scopo per cui è stato disegnato. E quindi anche dal punto di vista di chi invece vorrebbe un'immigrazione sempre più regolamentata, il CIE non funziona, perché costa effettivamente una quantità di soldi spropositata e non raggiunge l'obiettivo che ci si era prefissi. Certo, appunto, anch'io sulle considerazioni fatte in una parte di questa mozione ho delle forti riserve, anzi non le condivido proprio, perché francamente viene a scrivere che il problema è che un terzo delle persone che stanno nel CIE prendono ansiolitici, credo che ormai li prende un terzo della popolazione italiana, cioè che, purtroppo, però... oppure dirmi che il problema sono le condizioni degradate, è vero, ma se le condizioni sono degradate perché chi viene messo lì dà fuoco e brucia e distrugge quello che c'è, poi non è tanto facile lamentarsi delle condizioni degradate. O anche la permanenza fino a 18 mesi, che in realtà quando siamo andati lì ci hanno detto che è una cosa che non succede mai, proprio perché dopo 6 mesi perdono le speranze e piuttosto li liberano, e che comunque la permanenza fino a 18 mesi, che nella mozione viene definita un'inqualificabile violazione di diritti umani, in realtà è prevista semplicemente dalla direttiva europea nel caso in cui o la persona non collabori al rimpatrio, quindi non si faccia identificare, o lo Stato in cui deve venire rimpatriato non collabori al rimpatrio, e quindi in cui sia comunque la persona in una posizione di toto, perché poi non possiamo neanche nasconderci il fatto che poi di fatto, magari noi abbiamo in testa i barconi che sbarcano, eccetera, ma il 60-70% delle persone nei CIE sono persone che sono state in Italia molti anni, che sono lì perché non si sono integrate, spesso hanno dei precedenti penali di altro genere, quindi non sono lì perché sono lì in quanto clandestini, ma comunque hanno anche degli altri precedenti penali, come il caso di quelli che si sono cuciti la bocca e poi sono usciti e si è scoperto che andavano in giro. Vabbè, comunque, quindi sostanzialmente il problema è riuscire a far rispettare le regole che ci siamo dati. Quindi se il nostro paese decide che si dà delle regole per cui qualcuno non può entrare, ci deve essere un modo di farlo uscire. Allora io vorrei capire, appunto, ho cercato anche un po' di trasformare questa mozione in qualcosa di, diciamo così, votabile, cioè qualcosa che sia condivisibile. Per cui io condivido tutte le affermazioni relative al fatto che il sistema non funziona, ma non condivido le affermazioni tese a far pensare che non ci debba essere nessun controllo sull'immigrazione.
perché sostanzialmente, in particolare, vabbè, credo che si sia capito che una forma di controllo e espulsione delle persone serve, perché se no tanto vale non avere regole e far entrare chi vogliamo. Tra l'altro segnalo che tutti gli altri paesi europei hanno una forma di, se non la volete chiamare detenzione, cosa che ipocritamente la volete chiamare trattenimento, ma tutti gli altri paesi europei o hanno dei centri simili ai CIE o direttamente usano le prigioni per detenere le persone in attesa di allontanamento. Solo che gli altri paesi non la fanno all'italiana questa cosa, quindi poi veramente dopo pochi giorni in qualche modo rimpatriano queste persone. E in particolare non credo che siano condivisibili, mi chiedo anche come le possiamo mettere in una mozione del Consiglio Comunale, le accuse di che la direttiva europea sia una violazione dei diritti umani, cioè non so se pensiamo che il Parlamento europeo violi i diritti umani quando fa le direttive o concordiamo con quelli che scrivono Croce Rossa assassini sui muri e cose del genere. E l'altra cosa che io non condivido in questa mozione è l'idea di allargare il discorso, perché poi a un certo punto si comincia a parlare di diritto di voto, cioè altri discorsi che sono sicuramente meritevoli di un approfondimento, ma francamente direi che c'è già abbastanza carne al fuoco in questa mozione, non vedo perché tirare dentro anche una presa di posizione su questi altri temi. Per questo motivo la mia scelta è stata quella di presentare degli emendamenti. Adesso non ho capito onestamente se la scelta del Presidente sarà di farceli illustrare dopo oppure no. Comunque sostanzialmente gli emendamenti vanno semplicemente a sostituire le affermazioni più ideologiche di questa mozione, che non credo che siano, almeno per noi non sono condivisibili, e cercare di trasformarla in un atto, secondo me, condivisibile, cioè che dica sicuramente che i CIE vanno chiusi perché non hanno raggiunto il loro scopo, sia per chi ci sta dentro che è stato trattato in maniera disumana, sia dal punto di vista invece della gestione generale dei flussi migratori, perché appunto non siamo riusciti a gestirli in questo modo. Però che sottolinei il fatto che in Italia ci deve essere una regolazione dei flussi migratori e quindi che le persone che non vi rientrano, che non sono più qui, in qualche modo devono poter essere allontanate con certezza e non semplicemente dandogli un foglio in mano e dicendo beh se hai voglia vattene, sennò poi ci vediamo. Quindi va bene garantire i diritti di tutti, però in qualche modo poi non possiamo neanche nasconderci dietro un dito e nasconderci il fatto che avere comunque uno Stato che si dà delle regole, stabilisce chi è legittimato a stare sul nostro territorio e chi non lo è, però poi rinuncia a far rispettare la divisione, quindi anche chi non lo è può restare sul nostro territorio sostanzialmente senza problemi, ecco, questa non è accettabile. Perché il fatto che coi CIE si riesca a espellere solo l'1% della popolazione dei clandestini non è un motivo per dire non espelliamo neanche quell'1%, è un motivo per trovare un sistema che funzioni meglio, perché riesca a espellerne una quantità maggiore. Perché piuttosto, se il problema che riteniamo, come può anche essere, è che ci siano delle condizioni in cui in Italia si diventa clandestini troppo facilmente, cosa che è vera magari per la badante che perde il lavoro, cioè ci sono delle situazioni, allora interveniamo lì, cioè andiamo a modificare la legge in modo che queste persone possano rimanere e non rimangano più clandestine. Ma nel momento in cui decidiamo che per una qualche forma di legge ci sono delle persone che non possono restare qui, in qualche modo deve essere possibile allontanarle con umanità ma con certezza. Quindi sostanzialmente il mio voto favorevole alla mozione ci sarà se saranno accolti gli emendamenti, altrimenti non ci sarà. Grazie.